La differenza, mi sembra, Paolo, è che in Emilia-Romagna non c'è una razionalizzazione al momento, cioè mentre la Regione Lombardia poi ha preso alcuni elementi che io ritrovo, insomma, pensando anche alle esperienze più vicine, anche di Area Aden, già operanti, e però le ha messe un minimo a sistema, noi invece da questo punto di vista... Sì, noi abbiamo fatto l'operazione opposta, cioè si è partiti... partendo da dei bisogni reali, cercando soluzioni sul territorio grazie alle comunità con cui si lavora, e un po' alla volta si è creata questa rete di 2 comunità su 3 a Parma, per cui, e noi abbiamo a Parma 40 di posti sui quali girano persone soltanto a Parma, per cui insomma come numero non è male, sempre sulle più o meno le stesse caratteristiche. Forse quello che si cerca di sottolineare un pochino di più è la parte socialità, che è la parte più difficile, tu l'hai detto benissimo, perché il bar, perché il quartiere, perché il circolo, perché la parrocchia, perché tutto quello che vogliamo, a volte sono luoghi difficili da frequentare per i nostri pazienti. Però di fatto poi oggi pomeriggio sentirete direttamente un'esperienza di queste. Noi non abbiamo ancora formalizzato, ed effettivamente in questo momento a livello regionale credo che sia opportuno mantenere una flessibilità, scrivendo quello che si fa, come abbiamo fatto nell'accordo di fornitura con le nostre comunità, ma senza, come dire, irrigidirlo con un accreditamento. Ecco. Almeno in Emilia-Romagna l'accreditamento ha un po' ingessato il sistema, ecco. Questo è un po' fuori accreditamento e ci permette di inventarci delle soluzioni via via che si creano i problemi. Noi abbiamo un grosso problema, non so come l'avete risolto voi, siccome l'esperienza ormai dura da qualche anno, che è quello di trovare soluzioni alternative a fine del percorso. Questo è molto difficile per le difficoltà abitative che ci sono in tutta la regione, per le difficoltà di stigma, legato allo stigma di queste persone che si riconoscono lontano facilmente, per cui è difficilissimo, e anche per una disabilità sociale, dicevo prima. Cioè sono persone che fanno fatica a gestire autonomamente una casa, una piccola borsa lavoro per avere qualche soldino, queste cose qua. Per cui c'è un aspetto sociale di difficoltà, ma un aspetto anche clinico di difficoltà all'autonomia. Ma rispetto. Prego. C'è solo una domanda per Paolo sul bilancio di salute. Che budget, di salute. Che appunto. Come viene costruito, e accennava Claudio che c'è una componente che è più progettuale e una invece economica, se puoi dirmi qualche parola in più. Invece a Gabriella volevo chiedere se questi 190 rotti posti hanno spostato, secondo te, in termini di maggiore appropriatezza, la costruzione dei progetti e gli inserimenti tra le varie strutture, cioè nello sguardo poi generale, scusate. Vado io sul budget di salute? Allora, sul budget di salute è uno strumento che è nato fra l'altro a Parma in psichiatria, nella valutazione realistica, ecco, porto questo aneddoto, io ho fatto il primario psichiatra per qualche anno e ero tutore di diversi pazienti anziani ex OP, per capirci. Quando una di queste signore è morta, per anziana, insomma, sono venute 2 cugine che io non avevo mai visto, che non si erano mai fatte vedere nel luogo di dove questa signora era ospitata, e sono andate via con un assegno di 80.000 euro. Ci sembrava una roba un po' stravagante. Allora è vero che è un DEA, è vero che è tutto, però se si fa una progettazione condivisa in cui la persona quando può, la famiglia, il comune, le risorse del territorio, volontariato, cooperazione, quello che è, insieme ipotizzano una soluzione sull'abitare, sul lavoro e sulla socialità, anche partecipando dal punto di vista finanziario. E volta per volta si fa un contratto con la persona e con chi è coinvolto. La sanità continua a metterci la sua parte naturalmente, ma le risorse non sono... sono sicuramente anche economiche, ma non sono principalmente economiche. Quello che si cerca è di coinvolgere una realtà più vasta intorno a un progetto per la persona, sì, e come responsabilizzazione proprio.
Ma il tema... cioè, per dire, il comune magari non ha i soldi per pagare una borsa lavoro, però ci può mettere, che ne so, il pasto a domicilio, ci può mettere l'inserimento nella lista per la casa. Cioè... Ma questo era uno dei temi che la Regione Lombardia si era anche posta nel momento in cui si è iniziata la sperimentazione, quindi a volte l'inappropriatezza di inserire in comunità terapeutica situazioni perché comunque non sai cosa fare, ce l'hai in mezzo alla strada, c'è l'urgenza, la persona sta male, è l'unica cosa che in quel momento, ma spesso succede, è quello l'inserimento in comunità. Quindi uno era degli obiettivi, era anche quello di andare, come dire, a definire un po' meglio la serie di situazioni. Ma io credo che questo abbia avuto il suo impatto, nel senso che chi sta gestendo ad oggi la bassa intensità sono le caratteristiche di cui abbiamo parlato, che sarebbero persone che sarebbero finite nelle comunità. Questo è, secondo me. In Regione Lombardia ad oggi si sta molto ragionando ancora se questi posti sono sufficienti, perché comunque sono 193 posti per l'esattezza, e sembra che il bisogno sia diverso. Con, e mi aggancio, e quindi il discorso dell'appropriatezza sui percorsi c'è. Perché, ma ha ridotto un po' l'inserimento in residenzialità terapeutica? Ma neanche tanto, noi avevamo anche la lista d'attesa, per cui spesso a volte le comunità, però di fatto abbiamo comunque, dal mio punto di vista, penso anche alla realtà per cui io lavoro, che è una realtà grossa, quindi parto da lì, secondo me da una parte ha dato delle risposte molto più efficaci, ha aumentato l'appropriatezza rispetto ad alcune cose, magari non andando a diminuire in maniera così esponenziale l'inserimento nelle comunità terapeutiche. Di fatto 193 posti di persone comunque hanno avuto una risposta differente. Invece a riprendere il discorso dell'accreditamento, è vero, l'accreditamento poi rischia di diventare rigido. Io penso l'accesso alla bassa intensità e la certificazione di tossicodipendenza, no? Regione Lombardia, per accedere a un percorso terapeutico abbiamo la certificazione di tossicodipendenza, che dovrebbe andare a definire qual è il servizio dove andare in base alla diagnosi. Vabbè, qui siamo nel mondo dell'enciclopedia, potrei dirvi, perché ho tante di quelle certificazioni, una diversa dall'altra, però vabbè, non è quello rispetto a questa cosa. E quindi per accedere... Ma poi non è la diagnosi che fa il problema in questo caso. No, ma infatti, ma è qualcosa di diverso. Però siccome è pagato dal sistema sanitario, qualcuno deve certificare che quella persona ha un problema di dipendenza, altrimenti non potrebbe... L'assessment è la progettazione. Per cui il problema è che pagando il sistema sanitario deve rispetto a alcune cose. Il problema dell'accreditamento però è una garanzia, io lo vedo, che poi all'interno di stabilità, che poi all'interno dell'accreditamento non dobbiamo essere rigidi, questa sono la prima, quindi percorsi personalizzati eccetera, però l'accreditamento è, come dire, una stabilità di quel servizio ed è fondamentale. Poi dipende come lo si gestisce, come lo si progetta, quello che si diceva prima, no? La continua formazione degli operatori, lavorare in un housing first è totalmente diverso che lavorare in una comunità terapeutica. Comunità terapeutica, abbiamo le nostre belle regole, abbiamo questo, abbiamo quell'altro, un po' come andiamo noi, mi viene da dire, nell'housing first io busso la porta per entrare in quella casa, che è un concetto totalmente diverso rispetto a questa cosa. L'autonomia delle persone, è vero, un'autonomia, permettetemi, controllata, Regione Lombardia, per 8 posti accreditati non mi chiede l'H24, mi chiede la presenza di 36 ore di professionisti la settimana, quindi c'è una presenza, chiaramente una presenza media rispetto alle persone eccetera, però è un concetto totalmente diverso. Ha messo molto in difficoltà operatori che lavoravano in comunità a gestire poi operatori, a gestire servizi di questo genere, perché cambia molto la logica del potere di cui si diceva prima rispetto a questa cosa. Rispetto alle famose, come evolvono questi percorsi, no? Il discorso della casa, qui davvero credo che sia il lavoro importante dell'operatore, questo è l'operatore sociale che deve fare i conti e trovare tutte le risorse possibili che ci sono sul territorio. Le fondazioni per la casa, dove vado a contrattare che quella persona non potrà pagare 200 euro al mese ma ne avrà 50, perché magari, come dicevi tu, il comune mi dà la possibilità di avere il buono pasto, che se lo sommo è un reddito per quella persona, per cui a volte anche ragionare in questa logica, perché è vero che magari non hanno un reddito diretto,
però di fatto se a volte facciamo la somma di tutta una serie di prestazioni che diamo rispetto a questa cosa. Il discorso delle pensioni, questo è un altro problema. Io non so poi a 70 anni se queste persone andranno in una casa di riposo con trattamenti metadonici. Io qualche casa di riposo si è rifiutata, però vabbè, non mi piacerebbe neanche fare l'RSA per tossico per persone così, sarebbe molto stigmatizzante. Farebbe la comunità, mi fai i settantenni. No, però inaccettabile. Inaccettabile. Se il metadone noi ce l'avete fatto bere, come bere, come bevi il metadone? Allora anche gli infermieri delle case di riposo se lo berranno come noi, come farmaco, non è, può essere che è un farmaco quando è in comunità e diventa una droga quando ha 70 anni. Esatto, no. Poi no, altre situazioni però magari per situazioni secondo me particolarmente compromesse potrebbero essere interessanti, strutturate, comunità di vita aperte. No, però anche su quello è un'altra cosa su cui ragionare, perché ci sono persone che è vero in un housing first non sarebbero in grado di vivere perché non hanno un'autonomia, quello che dicevi, rispetto banalissimamente anche solo alla gestione economica, anche se pur misera molte volte c'è. Per alcune persone credo che ci sia anche il ragionamento, qui forse come sempre passi dall'esperimentazione all'accreditamento arrivano nuove sollecitazioni, comunità aperte di vita dove c'è comunque un contenimento più alto di un percorso di housing first rispetto a questa cosa, ecco. Però sull'accreditamento io lo vedo sempre come metto in sicurezza i servizi. Noi l'abbiamo fatto questa messa in sicurezza attraverso la convenzione triennale, per cui sono per 3 anni, si è tranquilli dopo domani. No, beh, è stato in 18 mesi con la pubblicità ritrovabili, noi ci stiamo occupando da 10 anni, stiamo andando per 10 anni, bassa intensità. Cosa succede dopo 18 mesi rinnovabili per quanto con persone che... Ma guarda, questo era un po' il tema che ci eravamo davvero posti al termine delle nostre sperimentazioni prima di andare a definire Regione Lombardia i 18 mesi. Sono rinnovabili, non so, ad oggi siamo partiti nel 2016, per cui siamo all'anno e mezzo di accreditamento rispetto a questa cosa, per cui ad oggi ho visto situazioni che hanno rinnovato perché erano già in carico eccetera. Credo che anche per noi ci dobbiamo dare dei tempi e trovare, non dico delle soluzioni, però cercare delle modalità perché queste persone, l'assistenza domiciliare, quindi la casa dell'ALE con l'assistenza domiciliare può essere il famoso ADI, no? Può essere un passaggio per queste persone, perché altrimenti rischi davvero di farli diventare noi cronici rispetto a determinate cose. Quindi il grosso lavoro per esempio con i comuni, quello che si diceva prima, il fatto di avere una casa comunale, possibilmente non in quei contesti dove c'è tutta la marginalità, c'è tutta la marginalità. Ripeto, la scelta di fare appartamenti, servizi di questo genere in contesti di normalità, perché altrimenti continuiamo ad andare a appesantire dei quartieri piuttosto che rispetto a questo. Credo che questo sia il grosso lavoro che è da fare con i comuni, cioè con i comuni che si devono assumere questa responsabilità, perché se quella persona è in giro costa molto molto di più e non puoi sempre di più però lasciarla rilegata in un servizio che pesa alle persone, all'operatore, questo, perché anche l'operatore va in burnout, che a un certo punto non sa più neanche come muoversi. Però anche noi come operatori ce lo dobbiamo dire questa cosa, ce la dobbiamo un po' lavorarci. Non so se ho risposto. Sì. In parte. In parte hai già risposto. Okay. Mi interessava capire, perciò, dato che siete accreditati, sì, ho capito bene? Sì. Quali sono i requisiti per, certo, l'accreditamento? Aspetta, non che ci rispondi adesso, però magari se ce li fai conoscere, perché anch'io ho la preoccupazione che ha espresso Paolo, cioè che l'accreditamento... Noi in Emilia Romagna l'abbiamo fatto un po' più stretto, stretto. Allora in Lombardia è più che rigido che in Lombardia. No, no. E allora come avete risolto questo problema? No, aspetta, allora... Aspetta, secondo punto, c'è fine. Queste esperienze, sì, che avete fatto... Vanno anche nella direzione del co-housing? Eh sì, sono in quattro. Ci sono solo i co-housing.
Allora, innanzitutto sono in co-housing per una questione di sostenibilità, perché prendere un monolocale con 30 euro al giorno di rete, sinceramente non ci stai finanziariamente, è un suicidio, per cui è un co-housing. L'accreditamento, poi vi giro anche la delibera senza nessun problema, magari giro la delibera. L'accreditamento è per l'abitazione civile se è in appartamento, quindi i requisiti strutturali di un appartamento civile rispetto a l'abitazione, l'abitabilità, eccetera. Come dicevo prima, il personale sono 36 ore alla settimana su 8 soggetti, quindi 36 divisi 2 18, e se sono 4, quindi è in proporzione alla presenza degli educatori. Il personale può essere educatore professionale, se o l'ASA, l'OS, addirittura l'infermiere, e abbiamo un responsabile, perché l'unità di offerta, che può essere anche il responsabile di qualche di una comunità del tuo ente rispetto a questa cosa, per cui ha delle caratteristiche questo è lo strutturale. Poi, come tutti, abbiamo l'obbligo del FASAS, giustamente, di tutta la carta. Fascicolo. Non l'abbiamo. No, fascicolo socioassistenziale, il FASAS, che è la. Sì, è tutta la storia clinica della persona che comunque va tenuta rispetto a questa cosa, che vuole dire andare a definire gli obiettivi. La Regione Lombardia ha gli obiettivi, l'appropriatezza, abbiamo i controlli sullo strutturale, sul personale e sull'appropriatezza dei percorsi, per cui tutta la cartella non è tanto ho visto il paziente, ma qual è l'obiettivo che io raggiungo, che tempi mi do e qual è l'indicatore di valutazione. Cioè, quindi ecco, c'è anche tutta questa parte altamente, quindi paragonata per certi versi alla comunità terapeutica, quindi dal punto di vista documentale come una comunità terapeutica rispetto alla cartella clinica, chiamiamola, ma che significa per esempio avere la certificazione. Io non posso accogliere una persona se non ho una certificazione, un servizio inviante, che in questo caso sono i CERT, gli SMI, i CERT privati che in Regione Lombardia ci sono, perché sono gli enti titolati ad inviare le persone in quanto certificano la dipendenza. Io so se posso dare un contributo. Prego. No, volevo fare una domanda politica, cioè il mangiare glielo pagate, perché sarà l'orario forse. Glielo pagate nelle 30 euro, nel tuo alloggio e il supporto educativo, cioè tutto quello che necessita. Cosa che volevo dire è tra le due, diciamo, due soluzioni, quello dell'attività sperimentale, che comunque ha delle sue regole, ma una certa flessibilità, è il fatto di accreditare con delle caratteristiche. In Piemonte io mi sono occupato della cosa fino a pochi mesi fa, adesso mi sto occupando del settore alcolologico e ho lasciato, però eravamo arrivati, stiamo lavorando con un gruppo di lavoro, a creare i tre livelli di intensità e di prevedere delle modalità di flessibilità nel passaggio da uno all'altro. Sì. Magari l'avete già volta, questa cosa se riusciamo a metterla a punto può permettere di dire tu sei più adatto per quella intensità lì, al di là che stai facendo poi un'attività o un'altra, ma il livello che richiede alla struttura è questo, più qualcosa che ti necessita e che viene pagato, come dire, ad hoc, a prestazione, e questo può permettere, diciamo, una individuazione di base, poi una flessibilità della stessa struttura che può fare. È quello che si sta ragionando, per esempio, sui servizi di bassa soglia, quelli che dicevo prima, non ancora sistema tra reddito di inclusione in Lombardia e welfare, cioè perché noi abbiamo gli assessorati del welfare, reddito di inclusione, in cui poter ragionare su quali sono le prestazioni sanitarie pure e quanto l'inclusione, e quindi sui livelli di intensità rispetto al corso. Scusa, io ci avrei una domanda finanziaria. Sono curioso. Tu ce l'hai presente il quadro complessivo della regione? Lombardia. Sulle dipendenze? Più o meno. Allora, il finanziatore vi ha dato 5 milioni di euro per fare questa roba ogni anno? Sì. Ogni anno? Oltre al budget. No, aspetta, perché oltre al budget, aspetta che cerco di dirlo meglio. ISO risorse, per cui li ha tagliati da un'altra parte, o sono in più? Allora, quello che dicevo prima, Regione Lombardia in questo momento, magari sto dando i numeri, non saranno perfetti, sul sistema della cura delle dipendenze, se non vado errato sono 115 milioni di euro, ok? Di cui complessivi tra pubblico e privato stato sociale.
se non vado errato dovrebbe essere 55 milioni sulle comunità, quindi anche la bassa intensità. Poi abbiamo i 6 milioni per i SERT privati, 6 o 7 milioni mi sembra sono i SERT privati, perché noi abbiamo i SERT privati, il resto è pubblico. Quindi nel momento in cui Regione Lombardia ha messo a sistema questo, ha aumentato il budget. Sì, infatti la mia domanda era, lo ha aumentato o ha tolto? No, l'ha aumentato. Poi io dove sia andato a prenderlo non è un problema mio. La residenzialità hanno quasi raddoppiato 2 anni fa la residenzialità. Allora tenete conto che i servizi, adesso a differenza, non so, in Emilia. Beh, io so quelli di Parma, non so quelli della Regione. Però io non so, per esempio, i servizi accreditati viene assegnato un budget. È diverso, nel senso che il budget viene assegnato all'ente, quindi gestisce il proprio budget rispetto. Quindi se io oggi. Che è il modello modenese, che non è il modello romano o parmigiano. Ecco, quindi proprio c'è un'assegnazione di budget in base ai posti accreditati allo stretto e contrattualizzato.